Fracovina ospita i testimoni di SOS Villaggio Bambini. L'azienda, grazie a una decisione del grande capo, il signor Prisco, firmerà alcuni capi della collezione e parte del ricavato delle vendite andrà a sostegno di questa sera e apprezzata organizzazione, da cui tra l'altro io e i miei fratelli abbiamo adottato una sorellina a distanza, mica per nulla, ma di femmine in casa anche no, ci basta la mamma. Com'è essere testimonial di questo progetto? Rende molto orgogliosi, perché quando si ha a che fare con progetti seri, fatti da persone serie, ma fatti col cuore, si ha molta più voglia di collaborare, perché col lavoro che faccio io, lavorando nel mondo dello spettacolo, ti viene spesso proposto di collaborare a eventi benefici, con delle onlus, ma SOS Villaggio dei Bambini è l'associazione, l'onlus, per la quale io subito ho provato qualcosa che va al di là della serietà del progetto. Proprio il cuore mi ha detto di seguirle, quindi sono molto contento. Cos'è per te la moda? Per me, in modo particolare, è un modo per vedere il passare del tempo, perché quando io riguardo i giornali dico: ah, questa era una cosa degli anni 80, questa era degli anni 90. Per me particolarmente è un qualcosa da guardare, ma con molto distacco, nel senso, capisco una cosa seria, importante, ma su di me fisicamente ha poco appeal. Io mi devo mettere quello che io mi sento adatto a me, soprattutto la mia moda non spesso coincide con la moda del momento, o sono troppo indietro o sono troppo avanti. Hai dei figli? No, non ho figli. E se dovessi avere dei figli, ti piacerebbe che lavorassero nel mondo della moda? Devo essere sincero? Sì. No. No. Come mai? Perché vorrei che facesse, sai, i padri poi sono sempre, no? Vogliono. Vorrei fosse un astronauta. Se proprio dovessi scegliere, no? Mi piacerebbe andare sulla Luna, su Marte, a scoprire nuovi mondi, visto che questo mondo è un po' stanco e ha bisogno di esempi, forse, che vengano da un altro pianeta. Ciao Fiona, ci racconti di questa collaborazione tra Fracovina e l'Onlus? Allora, sono testimone da quasi 10 anni per SOS Villaggi Bambini e quest'anno, grazie a Fracovina, che hanno messo loro insieme per mettere proprio 2 o 3 etichette sui loro capi che il pubblico compra, e poi un piccolo contributo vanno direttamente ad SOS Villaggi Bambini, che non sono qua in Italia ma anche in tutto il resto del mondo, perché rappresentano anche 133 paesi nel mondo.